complimenti soprattutto perché la tua presenza sul parchetto sia stata, a mio parere, molto molto incisiva, dando un buon ritmo alla squadra, anche ordine, oltre alle buonissime poi percentuali del tiro da tre, che poi tutto sommato è una cosa che ci si aspetta un po' da te, ma stasera veramente sei stato una valvola importante secondo me per il gioco della Menzana. Vabbè, quello mi fa piacere, la tua visione appunto della partita su di me, insomma. No, io ho cercato di fare il mio meglio, sono entrato diciamo con il piano partita che ci eravamo prefissati e niente, poi ho preso i miei tiri, ho fatto le mie chiamate, insomma, e sono soddisfatto di come si è andata, ecco. Dalla scorsa partita Scafati a stasera, secondo me abbiamo visto un Sanguinetti molto diverso. Stasera più presente sul parquet, Scafati magari qualche errore di troppo. Se la partita di Scafati nella sua negatività, nel senso del risultato non buono, forse può aver insegnato che non si deve mai mollare la concentrazione. No, beh, di sicuro le brutte prestazioni, insomma, fanno sempre parte della crescita di un giocatore, perché quindi è giusto, insomma, lavorare sempre sui propri errori. E sì, la partita di Scafati è stata una partita abbastanza da dimenticare, però ero pronto a rimediare. Ecco, nella mia testa c'era la voglia di far bene, di far meglio e niente, poi alla fine insieme ai compagni è venuta fuori una buona prestazione. Rispetto alle dichiarazioni di pre-season, un minutaggio sempre più consistente che ti guadagni in allenamento e sul campo. Vabbè, quello, come ho detto, cerco di lavorare sempre al meglio, essere concentrato sulle cose che devo fare e niente, poi quello che viene lo prendo, ecco, quindi per ora sta andando così, sono contento del mio ruolo e niente, posto così, insomma. Altre domande? Condizione fisica tua e anche quella della squadra, a parte la problematica di dover fare a meno di prendere in questo momento? Sì, beh, adesso il problema di Bobo ci porta ad essere un pochino più presenti di testa, perché comunque stiamo perdendo un ragazzo che mette sempre tantissima energia sul campo, quindi perdendo lui noi dobbiamo raddoppiare la nostra intensità e niente, però stiamo lavorando bene, quindi niente, andare avanti così e la strada è questa qui, insomma. Bene. Posto?